Con la crisi del settore della pesca, una opportunità può rivelarsi tale l'Europa? Beh, può rivelarsi tale anche perché oggi, diciamo da diverso tempo che io avevo contattato Cocet perché la marineria delicata mi aveva posto questo problema, un problema grosso perché investiva veramente il settore della pesca che era andato in crisi. Questo oggi ci porta a conoscenza di tante problematiche che si sconoscevano. Dico l'Europa certamente quando emana dei decreti innanzitutto dovrebbe consultare la base che è il settore predominante diciamo, di questa città e delle marinerie che stasera saranno presenti. Quindi io dico solo questo, è importante che le cose si discutano prima perché praticamente il settore della pesca è andato in crisi appositamente proprio perché si è parlato di questa maglia che è vero che è utile perché si ripopola diciamo, il mare, però è anche vero che a questi pescatori bisognava dare anche un contributo. È vero che c'è stato pure fermo biologico, eccetera, eccetera, però questo non serve a molto, diciamo, non serve a molto, le problematiche sono diverse. Il settore della pesca in Sicilia occupa un terzo diciamo, degli occupati in Italia, quindi è una cosa fondamentale sia per l'economia italiana che per l'economia siciliana. I pescatori oggi, così come gli agricoltori, sono fortemente penalizzati rispetto alle scelte che sono state fatte sia dal governo italiano che non ha saputo difendere i pescatori, sia altrimenti perché l'Europa per esempio sulla pesca ha messo una serie di misure che cui la rete per esempio deve avere certe dimensioni, ma solo che le dimensioni che hanno dato al Mediterraneo e quindi alla Sicilia sono dimensioni che praticamente non permettono di pescare niente, perché è tarato sui mari del nord, solo che al nord non lo capiscono, solo che il governo italiano avrebbe dovuto fare di più in questa materia. Così come sull'agricoltura, per esempio l'accordo EU Marocco penalizza fortemente l'agricoltura siciliana a vantaggio perché del nord, perché quando si dice che si può importare agricoltura da prodotti agricoli dal Marocco e invece non, il Marocco importa prodotti industriali, significa che si è fatto un accordo a favore della Germania o anche del nord Italia. Allora la Sicilia in questo contesto deve cominciare anche a fare la sua battaglia, nel senso che vogliamo anche una regione siciliana che in qualche modo comincia a fare anche direttamente gli accordi per esempio con gli altri paesi del Mediterraneo, e dobbiamo cercare di modificare questa legislazione europea.